Ciao ragazzi, ed eccoci qui ritornati con una nuovissima demo. Lo so, io penso di avervi rotto con questi demo della Nintendo Switch, ma io le continuerò a portarvele perché ho voglia di provarle tutte. Quindi ragazzi, oggi siamo su Super Chariot, questo re incazzatello, non so che cazzarola abbia, ma comunque noi ci proviamo. Quindi andiamo un attimino al gioco e non ho visto un attimino come funziona come al solito, quindi imparerò giocando come sempre. Cosa devo fare? Ma io sono... Ma questo personaggio è un maschio, una femmina, non lo so. Cazzo ed è? Ma perché devo respawnare? Ma no, ma dai, ma che roba è? Andiamo avanti con questo carretto. Che cazzo tocca fa? Io boh, andiamo avanti con questo carretto. Ci ha fatto direttamente iniziare al gioco senza dicendoci nulla. Cioè, che tocca fa? Tocca pregare? Cioè, ma spiegatemi, io ho portato questo carretto che sarebbe del re? Ah no, eccolo. Ah, ma lui è un fantasma. Peccato che i dialoghi sono in inglese, però già tanto che sotto ci hanno messo i sottotitoli in italiano. Che figata. Comunque questo gioco nemmeno costa tanto, costa 20 euro. Eh sì, costa più o meno così. Il costo è questo. Vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, questa è la mappa. Oddio. Ah, è proprio un livello. Cioè, dobbiamo portare il carretto. No, vabbè, l'obiettivo è portare questo carretto. Allora via, spingiamo sto carretto. È come se stiamo facendo la spesa. Ah, ma che figata. Mettiamolo su. Che figo. Fa tutto da solo. Ah, ma lo possiamo trascinare? Ma dimmelo prima, aspettate, come si fa? No, con la cordicella. No, vabbè. Ma allora così è facilissimo. Vai, tira! Vai, tiriamo! Oddio. Non mi buttare però giù. No! No! Oddio! Abbiamo preso quei cosi, quei diamanti. Non so cosa sono, monete. Facciamo un attimino, aspettate, no, non cadere. Facciamo così. No, oh, meno male, non sono caduto. Ora vieni su e ti porto su. Vai, vieni qua. Ora ti spingo, ti prendo e andiamo su. Vabbè, un po' di intelligenza per questo gioco ci vuole, eh. Inizialmente pensavo che era una cazzata. Non è così. Spingiamo questo carretto. Anzi, lo trasciniamo. Vieni qua. No, non cadere. Siamo caduti veramente in modo poco gradevole. Dai, però, non possiamo. Ok. Su, forza, trascina! Coraccio questo che deve fare un lavoraccio, le trascina sta roba, sta tomba del re, una roba assurda. Oddio. Vai! Perfetto, buono. Dov'è la fine del livello? Sentite, io mi sono rotto un pochino, eh. No, dai, vieni qua su, sto cazzarone di carretto. Oh. Facciamo così. Ok, perfetto.
Perfetto, andiamo avanti, non me ne frega che c'erano quelle gemme. L'importante è che concludiamo questo cazzone di livello. Perfetto, è arrivato il punto cru. No, il punto cru. Il punto, come cazzo si dice? Il punto... Aspettate, ripartiamo da sopra. Il punto divertente. Perfetto, ci siamo. Dai che sfrecciamo alla velocità della luce come il Team Rocket. Ed eccoci qua. Ok, cosa abbiamo sbloccato? Un teschio? Boh, vabbè. Andiamo giù. Era interessante se praticamente c'erano degli ostacoli. Cioè, il mio personaggio aveva delle vite. Ok, abbiamo preso un altro teschio che ci dà, penso, monete, non so, oro, gemme. Vabbè, abbiamo preso altre monete, altre gemme, monete. Non ho ancora capito cosa sono ste robe. Facciamo così, vieni qua, carretto mio, che poi è una tomba. Io lo continuo a chiamare carretto perché lo sto trascinando. Povero re. Porca puttana. Allora, andiamo. Dai. Ci siamo? Siamo arrivati? Uscita trovata. Oh, meno male. 7 minuti per fare sto cazzarone di livello. Complimenti a me. Veramente, ma che cazzo, vabbè. Ok. Ci sarà un altro livello? Oppure è finito così? What is this place? Cos'è questo posto? Una specie di box? Oh, ora mi ricordo. Questo deve essere l'avamposto da aver costruito. Sono venuto qui a saccheggiare. Intendo visitare le catacombe reali. Sembra che nessuno sia stato qui da un mucchio di tempo. Oddio. Non mi va più di legge. Oh, right. Welcome to the Royal Catacombs Outpost and Workshop. If there's anything you need, just let me know. We offer complimentary cartography services and free Ah, ok, registration in the vault. I can also build and abbiamo operate finito all Aremo. sorts of mining gadgets in the workshop. But you'll need to find the blueprints yourself. Oppure c'è un altro Royal Catacombs livello? accepts all kinds of loot. Metal, gems, but no paper. No paper, no. Paper cuts scare me to death. Ah, ma c'è un altro livello. Ah, abbiamo 3 livelli, ragazzi. Ce la facciamo a farlo un altro? Ma sì, dai, facciamo il livello 2. Ingresso A? C'è pure l'ingresso B, però non posso andare. Quindi facciamo questo livello. Ok. Oh, che figo. Gancio oppure attrattore? Proviamo con l'attrattore. Cosa cambia? Non lo so. Vabbè, ci proviamo. Facciamo questo livello e poi basta. C'è pure il livello 3, però dopo il video dura tanto e come sapete, dopo è una rottura de coglioni, de palle. Lo possiamo dire tranquillamente, è pure Natale, ce lo possiamo pure permettere. Allora, il cammino biforcuto. Ma cosa sarebbe sto coso? Abbiamo la spada. Ma quando me lo dici che abbiamo la spada? Ah, ma... Ah, si ricarica proprio a tempo. Ti fa venire da te questo carretto con quell'abilità che dura nemmeno 2-3 secondi. Boh, vabbè. Un po' inutile, eh. Però, vabbè. Andiamo avanti. Questa volta non raccogliamo tutte le gemme perché altrimenti qui ci mettiamo gli anni. Quindi... che figo! Che figo! Se premo L mi vibra il Pro Controller e inoltre mette la forza per non so come cazzo si dice, per ritirare, come cazzo si dice, ritirare la corda verso di te. Che figata! Che figo!
si scoprono sempre cose nuove. Con questo uso la spada, ancora non ho capito quando la possiamo utilizzare. Dobbiamo andare lassù, per forza? Per forza sì, perché non ci passa. Allora, quindi facciamo così. Lo portiamo con noi questo e andiamo avanti. Qui è la stessa cosa. Possibilmente noi dobbiamo andare lassù. Allora perché non ce l'ha detto prima? Ah sì, vabbè, lo dice là. No. Dai, però non voglio ricominciare da capo. Dai, che palle. Prendiamo un attimino. Oh, la rincorsa e vieni da me. Ok, utilizziamo la mossa speciale. Almeno ci ha aiutato un po' nel farlo riavvicinare a noi. Ok, da più sprint. Mannaggia, perché non passa là sotto? Queste ruote incredibili. Ma che gli dà fastidio se utilizzo sta mossa speciale? Io boh, vabbè. Ma questo che è il mio re oppure non so cosa sia questo? Boh, vabbè. Non capisco se sia il mio padre, non so, boh, vabbè. E ancora non ho capito se questa è maschio, se questo personaggio è maschio o femmina. Mi sembra più una femmina. A me non cambia niente, però tanto per capirlo. Vieni su, dai, vieni su, vieni su. Vabbè, come passatempo questo gioco è carino. Di certo però ti piace quando non hai un cazzo da fa, insomma. Come proprio alternativa nemmeno B, C. Che devo fa? Non ho capito a cosa mi serve sta spada. Che c'è sto buio? Vieni in posto, vieni su. No, devo trovare un'altra via d'uscita. Dove cazzo? Ah, devo andare giù. Giusto. Lo dice anche la freccia. Giusto, perché lì era buio e quindi c'era niente da fare. Là sopra che devo fare? Vabbè, ma noi facciamo così. Vai carretto, vai. Oddio, è zompato. No vabbè, cosa cazzo ho fatto? Che culo. Ho zompato proprio al momento giusto. Mi stavo accappottando. Ok. Che culo. E abbiamo concluso anche questo livello. Che culo ragazzi, che figo. Ci sta un botto. Abbiamo giocato in questa demo, ci manca soltanto l'ultimo livello, che non mi voglio più che altro prolungarmi, perché altrimenti sta demo durerebbe un casino, pure troppo. Quindi ragazzi, non so perché dura un po', vabbè, ma sapete che c'è, ma facciamo anche quest'ultimo livello e via. Questa volta riproviamo con il gancio. Vediamo un po' cosa fa. Perché prima non avevo provato l'abilità speciale che era sto gancio. Vediamo un po' come ci comportiamo. Ecco, già questo, essendo l'ultimo livello di questa demo, è interessante con questo sfondo delle cascate. Ok, innanzitutto. Ah, ma non serve un cazzo sto gancio. Praticamente tiene fermo la corda. Tipo mettiamo il gancio qua.
Come cazzo si utilizza sto gancio? Non ho capito. Ah, vedete che cazzarola è sto gancio? Una cazzata. Mi serviva di più quel magnete. Infatti, che famo qua? Ah, ma facciamo così. Ci vuole ingegno, insomma, eh. Più andiamo avanti, più i livelli sembrano facili, ma non è per niente così. Meno male che è caduto sto carretto. Meno male, perché l'avevo pure agganciato. Stavamo fermi con sto gancio perché famo solo i casini. E vieni, e che cazzo, e dai. Oddio, che figo, mi posso pendolare. Andiamo, va. Forza. Non ci schiaccia, oddio. Stiamo andando alla velocità della... Cazzo idea. Oddio. Possiamo utilizzare finalmente la nostra spadina? Cazzo so sti robbi. Oddio, allontaniamoci proprio. Facciamoci i cazzi nostri. Dopo aver fatto questo zig zag, che veramente però è rilassante sentire la vibrazione del Pro Controller quando tu ritrai la corda. Che tocca fa qua sopra? No! Vieni qua da me! Non andare giù! C'è un cazzo! Io veramente non capisco il senso di questo gioco. Oh, vabbè. Andiamo giù, va. Tu cazzo mi so appeso, oddio. Pure qua ci stanno i bug? Ti prego, no. Dai, veloce. Oddio. Ho dovuto per forza saltare lì perché altrimenti rimanevo indietro. Ok. L'uscita? No, abbiamo preso una cassa. No, vabbè, mo. Che tocca fare? C'è esplosa la cassa. No, la dobbiamo portare con noi. Ti prego, no. E quindi? Piano piano, piano piano, perché se si accappotta sta cassa era morto. So cazzi, esplode. Ok, dobbiamo portarti là. Faccio da ammortizzante. Invece no, ok. Ok, ci siamo. Oh. E quindi? Cazzo mi ha dato? Una mappetta, ma vaffanculo. Pensavo che uscivo dal gioco. Ma vaffanculo. Ma dai, vai va. Andiamo alla velocità. Niente. Vabbè. Andiamo su, va. Dai, su, 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 su. Forza, cassa da morto. Tomba, come ti posso chiamare? Ancora non so come chiamarti. Aspetta, ok. Andiamo giù. Scendiamo qua. Andiamo qua. E ce lo prendiamo qua su. Wow, che ingegno, ragazzi. Mi sento proprio sollevato. Anzi no, intelligente. Ok. È finito sto cazzo di livello? No, lo devo dovevo andare lassù. Dovevo andare lassù. Riportiamolo, trasciniamo e andiamo quassù. No, si è buggato. Vaffanculo. Ok, no. Per fortuna no. Pensavo che sarà buggato. Non saliva. Vabbè. Ci siamo? Voilà, andiamo. No, forse dovevo andare lassù. Dovevo restare lassù. Ritrasciniamolo. Dovevo salire là sopra.
Oh, che culo. Proprio alla prima botta ci sono riuscito. Pensavo di ricadere là sotto, ma ci siamo riusciti. Zitti, zitti, che riusciamo a fare qualcosa. Qui tocca andare qua sotto. Boh, non capisco il senso di quelle mosche zanzare. Vabbè, noi andiamo là sotto. Cazzo, mi sa che adesso qua sotto tocca andare. E mannaggia sta barriera di merda. Li portiamo su. No, siamo caduti. Cioè, il senso di queste mosche zanzare io non lo trovo. Ah, forse rubano l'oro? Non capisco. Non capisco. L'importante è che noi concludiamo sto cazzo di livello. Dai, forza, carretto. Carretto mio. E dai, e su. No, cazzo, 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 cazzo. Ok. Ok, buoni tutti, perché quelli rubano l'oro. Rubano l'oro e vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ecco, già questa parte è interessante di questo video, perché diamo certe sparate a questi stronzi. Ok, ci siamo? Ok, siamo salvi, siamo vivi e vegeti. E dai, però, no, non andare tanto lontano. Oh, dai, fermati. Ok, siamo arrivati, vaffanculo. Quanto tempo ci ho messo? 10 minuti e 40, ma siamo matti. Vabbè, per fortuna abbiamo concluso la demo, così abbiamo fatto quindi tutti e tre i livelli della demo. Ragazzi, se vi piace questo gioco scaricatelo, perché intanto costerebbe soltanto 20 euro, manco tanto. Sarebbero 25 livelli in 5 mondi diversi. Dai, però è carino, ci può stare. Di certo non può essere, secondo me, secondo i miei gusti, un gioco di categoria A, cioè un gioco che potresti giocarci ogni giorno, però come passatempo ci può stare. Comunque direi di concludere questo gioco, anzi questa demo, così. Ebbene ragazzi, questa demo di Super Seriot, cioè alla ricerca delle catacombe, non so alla fine che demo sia, è rubare l'oro e poi uscire dalle catacombe, non so cosa proprio cosa sia, perché alla fine noi portiamo un carretto con un fantasma dentro, che sarebbe il re, e dobbiamo accumulare in questo carretto tutto l'oro che c'è nella mappa. Vabbè, comunque lasciate like se vi è piaciuta questa demo, chi non è iscritto iscrivetevi subito, mi raccomando. Scusate della durata di questo video, che è durato tanto, abbastanza tanto. Però una volta ogni tanto ci può stare che un video duri così tanto, in modo che accontento anche coloro che piace vedere un gameplay pulito. E detto ciò ragazzi, andatemi a seguire nei social Instagram e Telegram. Instagram lollo02thebest e Telegram @lollo02thebest. E tra l'altro ci possono scappare qualche stories interessanti, soprattutto su Instagram, quindi seguitemi soprattutto lì. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito tutto questo video e ciao.